Periculosum est timeri. È pericoloso essere temuti, dice il filosofo Seneca al suo allievo, l'imperatore Nerone. La sentenza di Seneca è costituita da due proposizioni. Periculosum est è pericoloso, è la principale. Timeri è la subordinata, essere temuto. È una subordinata soggettiva perché l'infinito timeri è il soggetto di periculosum est. Come risulta evidente anche dall'esempio, l'infinito esprime l'idea verbale in sé, temere, essere temuti, senza indicare la persona o il numero. L'infinito in italiano presenta solo due tempi, il presente, amare, attivo, essere amato, passivo, e l'infinito passato, aver amato ed essere stato amato, nella forma passiva. Il latino, invece, ne ha tre: l'infinito presente, l'infinito perfetto e l'infinito futuro. Partiamo dall'infinito che conosciamo meglio, l'infinito presente attivo. L'infinito presente attivo è l'ultima voce del paradigma. Laudare si forma dal tema del presente, al quale si aggiunge la desinenza re. Avremo quindi per la prima coniugazione laudare, lodare, per la seconda monere, esortare, per la terza leggere, leggere e per la quarta audire, ascoltare, udire. L'infinito presente passivo si forma dal tema del presente, al quale si aggiunge la desinenza ri. Fa eccezione solo la terza coniugazione, qui la desinenza i si aggiunge direttamente alla radice del verbo. Avremo quindi laudari, prima coniugazione, essere lodato, moneri, essere esortato, seconda coniugazione, legi, essere letto, terza coniugazione, audiri, essere udito, essere ascoltato, quarta coniugazione. L'infinito perfetto corrisponde al nostro infinito passato. L'infinito perfetto attivo si forma dal tema del perfetto, al quale si aggiunge la desinenza isse. Avremo quindi laudavisse per la prima coniugazione, avere lodato, monuisse per la seconda, avere esortato, legisse per la terza coniugazione, avere letto, e infine audivisse, avere udito, per la quarta. L'infinito perfetto passivo è una forma perifrastica, costituita cioè da due elementi: il participio perfetto in caso accusativo, laudatum, laudatam, laudatum, e l'infinito presente del verbo essere, esse. Avremo quindi laudatum, laudatam, laudatum, esse, laudatos, laudatas, laudata, esse, essere stato lodato. Monitum, monitam, monitum, esse, e monitos, monitas, monita, esse, essere stato esortato. Lectum, lectam, lectum, e lectos, lectas, lecta, esse, essere stato letto. E infine, la quarta coniugazione, auditum, auditam, auditum, e auditos, auditas, audita, esse, essere stato ascoltato, essere stato udito.